Sto provando il microfono. Mi sa che alzo l'audio, ciao Draghi. Ciao a tutti Draghi, sono Eterion e vi do il benvenuto in questo nuovo video su Warframe, dove andremo a parlare del Devstream numero 162, avvenuto in data 27 maggio 2022. È un Devstream di passaggio, ci sono pochissimi aggiornamenti, poche modifiche, qualche quality of life changes all'interno di questo Devstream, niente di speciale insomma, ma tutto questo è perché poi il 16 luglio ci sarà il TennoCon, sempre in versione digitale purtroppo, Covid grazie mille, e questo comporterà anche che a giugno non ci sarà alcun Devstream, quindi adesso ci sarà questa nuova patch chiamata Echoes of the Zariman il 9 giugno e poi più nulla fino al 16 di luglio, giorno in cui ci sarà il TennoCon. Ovviamente coprirò l'intero evento con una mega live dalla mattina alla fine, ovviamente lavoro permettendo, e speriamo di vederne delle belle. Prima di iniziare a parlare ovviamente di tutta questa robina simpaticissima su questo Devstream numero 162, importantissimo, hanno parlato anche ovviamente del crossplay e del cross platform, hanno detto che ci stanno ancora lavorando, sono a un buon punto, parole loro non mie, hanno sistemato quel problemino che c'era con i nomi uguali e ogni giorno stanno facendo dei progressi in avanti, è sempre più probabile insomma che lo possano non per forza attivare ma comunque annunciare durante il TennoCon, sperando ovviamente che non sia l'unico annuncio grosso del TennoCon. L'aggiornamento, come vi dicevo, arriverà il 9 di giugno, il 31.6, Echoes of the Zariman. Arriveranno nuove cose dal buon cavaliere, dalla nostra buonissima Tsundere, due nuove armi in Carnon, una daga che credo diventi una spada nella versione in Carnon, stupenda, e un fucile a pompa. Inoltre verranno rilasciati anche nuovi arcani per l'operatore, per i Warframe, ad esempio uno per Lamp, quando si finisce l'energia si avrà il 210% di crit chance per 8 secondi, questo per l'operatore. Va a fagiolo insomma con quell'abilità della Madurai, se non ricordo male, che deplita, cancella tutta quanta l'energia in un colpo, adesso non ricordo il nome. Oppure sul Void Sling, sul Dash, efficienza delle munizioni per Lamp per 8 secondi del 72%. Ability Strength per il Warframe 0.24 per kill fino a un massimo del 250 per, quindi arriviamo a 60% di Ability Strength nativa da un arcano. Stupendo, bisogna vedere se si azzera con la morte, potrebbe essere problematico questo, penso sia zero ovviamente, però molto interessante. Ovviamente vengono aggiunti nuovi arcani per Yamp, è necessario aggiungere uno slot per gli arcani degli Yamp. Gli operatori stanno diventando sempre più importanti, questo perché prima o poi uscirà quell'aggiornamento lì, e l'operatore diventerà veramente, veramente, veramente molto importante. Quindi oltre ad aver aggiunto uno scudo più vita, renderlo insomma un pochino anche più armatura, renderlo più resistente ai colpi, verrà aggiunta anche la possibilità di aggiungere un nuovo arcano per Lamp. Si comprerà sempre da cavaliere per 20.000 standing con i nostri simpatici old... com'è che si chiamavano? Old qualcosa. Gli Old Fast, li avevo quasi dimenticati, poverini. E sempre da cavaliere sarà possibile acquistare due nuove effimere. Sempre per standing, sempre per reputazione. Carucce, molto carucce. Dovrebbe arrivare una nuova navicella attivabile, esattamente come la Lyset e tutte le altre. Se non ricordo male parlavano, sapete che ogni navicella ha un'abilità che è possibile attivare tramite un oggetto, il supporto della navicella, no? Questa in teoria dovrebbe atterrare sulla missione, dovrebbe rivelare nella mappa tutte quante le risorse ottenibili, se non ho capito male. Una sorta di Golden Instinct, ok? Bello, bello effettivamente. Yonta diventerà la nonna della Zariman, circa, e ci andrà a vendere i Void Plume per materiali che si vanno a fare all'interno della Zariman.
molto semplice, non c'è molto altro da aggiungere, è questo e basta. Hanno fatto un piccolo cambiamento da Queen, dalle missioni, le taglie da Queen, adesso non saranno, dovrebbero essere 5 adesso, erano 5 anche prima, non mi ricordo, ma comunque hanno diviso i premi della quarta e della quinta, quindi adesso la Eolac e la Espar non saranno più nella stessa missione, ma saranno separate. Io non ho mai droppato una Espar, per dire, quindi forse l'hanno fatto per questo. E non solo, hanno aggiunto anche una nuova, non missione, ma una nuova dinamica all'interno delle missioni della Zariman, ossia il Lock Surges. Non so come lo pronunceranno poi in italiano, come si chiamerà in italiano, ma il Lock Surges. Essenzialmente è una mano all'interno delle missioni della Zariman, ce ne saranno 3 per mappa, e attivandola comparirà un mini boss, comunque un elite, lo si elimina e vi darà un buff per un minuto. Quell'item poi, anzi quell'oggetto da attivare per terra, avrà un cooldown di 10 minuti, quel buff durerà appunto purtroppo un minuto, e ok, va bene. Io lo porterei a 2 minutini, quel buff, eh. Miglioramenti per gli arcani in vista, sono contentissimo di questa cosa qua. Effettivamente i vecchi arcani, quelli delle vecchie generazioni per così dire, erano veramente sconvenienti a livello basso. A livello 4, a livello 5, al rank 4, al rank 5 diventano interessanti, ma i primi rank sono veramente inutili. Quindi cosa faranno? Li bufferanno. E soltanto una delle due statistiche che vanno a coprire, ad esempio hanno fatto qua vedere l'esempio dell'Arcane Fury, 60% di chance per avere il 30% di danno con le melee, ok? Per tot secondi. I secondi resteranno sempre gli stessi, la chance di attivarla sulla kill sarà lo stesso, quello che andrà poi a crescere con il livello dell'arcano sarà soltanto il danno. Questo è soltanto un esempio ovviamente, ma questa sarà la linea di buff che andranno a fare ai livelli più bassi degli arcani. La trovo una cosa veramente veramente bella, io non utilizzo tantissimi arcani per questo motivo e ci sta, super approvato. Quality of life per i player un pochettino più livellini magari. Ok, hanno aggiunto un blink pad per le mappe open world. Magari non avete l'Archwing, magari siete pigri di usare l'Archwing, c'è il blink pad. Si apre la mappa e ci sono dei punti in cui è possibile teletrasportarsi. Mi piacerebbe che almeno la prima volta fossero da attivare questi blink pad, che non fossero lì così tanto per, magari una piccola stupidissima missione Da madre o a Cetus che ci dica guarda, ci sono dei blink pad, perché non vai ad attivarli? Sembra una sciocchezza, però almeno la prima volta per un player che comincia adesso a giocare al gioco deve farsi tutta la mappa a piedi, poi c'ha il blink pad, ma non lo so. Piccoli aggiustamenti grafici per le piani degli Edron. Vi ricordo comunque che Warframe ha i suoi buoni 9 anni, andrà verso i 10, quindi pian piano stanno provando a migliorarlo graficamente nelle sue sezioni più anticotte. Tra questo anche ovviamente le piane di Edron, che non è la mappa forse più vecchia, ma è quella che si presenta a mio dire peggio, insieme anche un pochino alla terra cucciolotta. Piccola modifica a quei nemici che ci vanno a grabbare, quei Grimir che ci lanciano con il macete, no? Che ci lanciano gli arpioni. Sarà possibile con l'aggiornamento 31.6 di doggiare quel colpo essenzialmente. Loro vi lanciano l'arpione, voi facendo un salto, non un salto normale, un bullet jump, potrete non solo annullare la presa di quel nemico, ma attirarlo a voi. Non è più immediato che vi colpisce e vi butta a terra. Vabbè, io comunque su Studenti Warframe per vedere questo avevo il Primed Surefooted, però ci sta, potrei anche decidere di toglierlo, non fosse che le armi che uso attualmente sono quelle principalmente esplosive. Si sta avvicinando il Tennocon e cominciano a far vedere alcune Tennogen che saranno disponibili probabilmente dal Tennocon. Ve le faccio vedere qua molto velocemente, sono alcune più carine, altre un po' meno carine, ma insomma sono Tennogen. Voi da PlayStation le pagate in platini, maledetti. Io invece dovrei spenderci soldi e non ne ho, quindi ahimè, purtroppo resto lì. Alcune sono veramente stupende, ma nulla da fare per il piccolo Etherion. Il mese del Pride si avvicina, giugno, e ovviamente come ogni anno Warframe fa qualcosina.
Mi piace che non facciano nulla in grande stile, che è una cosa che onestamente non mi fa proprio impazzire, è qualcosa di piccolino, modesto, caruccio, per dire noi ci siamo comunque, non è un rainbow washing che fanno le aziende che cominciano a vendere tutto a un tratto calzini rainbow, cappellini rainbow, sciarpe rainbow al doppio del prezzo perché è il Pride Month, ma hanno aggiungeranno una nuova palette di colori, perché sono stati aggiunti dei colori all'interno della bandiera raffigurante, insomma, gruppo, categoria, quello che è LGBTQ+, acquistabile per il solito un credito probabilmente, e un glifo molto molto bello. Si avvicina il Tennocon, ovviamente, come ogni anno, sarà possibile acquistare il solito biglietto digitale che comprenderà ovviamente la pettorina, gli spalline, l'armatura, insomma vari pezzi, comunque inclusa anche l'emote, il glifo anche sicuramente. Non è ancora acquistabile, però sarà possibile farlo. Quest'anno aggiungono anche un'armatura, un vestito per il Drifters e per l'operatore. A quanto pare c'è stato un piccolissimo bug che alcuni furbi, che io non conosco ma geni del male, sfruttavano per modificare il colore della pelle del proprio Drifters slash operatore, con colori abbastanza bizzarri, tipo, non lo so, verde, viola, blu, queste cose così. Ora, non lo vogliono fare ufficialmente i ragazzi della DE perché, dicono loro, non sarebbe in linea con la lore. Stessa cosa per aggiungere magari degli occhi totalmente bianchi, totalmente neri. Tecnicamente sono comunque esseri umani, quindi il colore della pelle ha quelle palette di colori. Al massimo, dicono, aggiungeranno più avanti qualche altra magari palette per modificare, ma non così eccessiva, quindi probabilmente lo fixeranno al presto. Non c'è molto altro da aggiungere, questo devstream termina qui, è durato un'oretta e mezzo, perché appunto a giugno non lo faranno. A me non resta che chiedervi di commentare questo video, fatemi sapere cosa ne pensate, insomma, di questo devstream di passaggio. So che non c'è tantissimo di cui parlare, però giugno sarà un mese un pochettino morto, perché poi a luglio c'è il Tennocon. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace, condividetelo con chi vi pare e piace questo video. Io sono Ethereon e spero di vedervi alla prossima. Ciao Draghi.